scrivato una lettera da Daphne. Ho deciso di aprire le porte della nostra Death House. Arriverà un guest e si fermerà da noi per qualche giorno. Ciao belli, vi ricorda qualcosa questo divano? Oggi è sabato e mi hanno detto che Daphne parlerà e ci darà delle indicazioni. In realtà io non so niente, sto aspettando che i ragazzi... Ma il problema è che manco la giusta! Allora ragazzi, Daphne ha appena parlato. Partiamo con qualcosa di difficile. Bonetti, Simone, Alessia, Jasmine contro Davide, Florin, io, Tommaso e Giulia. Giulia. Allora direi che è arrivato il momento di dividerci. Vai. Per denti di là, grazie. Ok, adesso è arrivato il momento della foto. Raga, ma quindi com'è che ci chiamiamo? Zebre pecorate. Ci siamo. Mai visto Tommaso con la faccia così storta. Ora tocca a noi, dobbiamo trovare il nostro nome. Stampelle umane. Ci sto. Ok, stampelle umane. Bellissimi. Raga, Daphne ha parlato per la seconda volta. Oggi proviamo metodi alternativi per comunicare. Iniziamo con una sfida semplicissima, il gioco del mimo. Oh, provate uno alla volta a far indovinare il film alla vostra squadra. Fighissimo, però. Perderemo sicuramente. La squadra avversaria ha un cronometro di 2 minuti. Uno di noi parte e gli altri dovranno scoprire il titolo del film che lui ci vuol far capire. L'attore più forte ce l'abbiamo noi. Vai. Ok. Lo conosco benissimo, ma non l'ho mai visto io. Devo mimare il titolo. Corna. Cornuto. Tutti cornuti. Angelo e diavolo. Diavolo. Diavolo senza un grande. Diavolo vestito. Il diavolo veste Prada. Minuto 21. Come l'ho fatto? Non era prima le donne, poi i bambini. Va bene, dai, l'ho visto. Rapunzel. Cos'è, una coda di cavallo? Coda. Coda. Guerriero. Soldato. Cinese. Soldato cinese con la coda. Samurai. Samurai. Il primo samurai. Secondo samurai. Samurai zero. E io lo so. 14esimo. Manca pochissimo, L'ultimo samurai. Vai. Fatelo. Raga, comunque siamo 1-0 perché questa non ve la concediamo. Stilare. Modello. Mozzario. Marito. Sposarsi. Tommaso che cammina normalmente. Per bene. Gentleman. Boss mafioso. Schiena. Dolore. Anello della schiena. Il tradimento. Anello nel fianco. Targetto. Signore degli anelli. Il signore degli anelli. Che film è Anello nel fianco? Non sapevo come fare il signore, lo facevo anziano. Signore. Sì, ciao, ma proprio questa a me. Caratino. Ninja. Occhi da samurai. Trucco. Occhiaie. Piangi. Pianto del ninja. Panda, Kung Fu Panda. Ragazzi, la risolvo io, come al solito. Daphne ha parlato, fermi tutti. Pensavate fossi così scontata, voglio fare qualcosa di diverso. Giulia Paglianetti, vai in sauna, ti aspetto. Ci dovrebbe essere qualche indizio. Eccolo qua. Per Giulia, sono proprio io. Ciao Giulia, sono contenta di averti ospitato per qualche giorno in Death House. Hai il compito di riportare in qualche modo ai ragazzi che da ora in avanti le comunicazioni vocali tra di voi e sui social sono bloccate. Nessuna parola dovrà uscire dalla vostra bocca, mi raccomando, posso essere cattiva. No, ma come si fa? Dobbiamo mimare per tutta la sera. Sarà una lunga serata, me lo sento. Ragazzi, Def mi ha dato un compito importantissimo. Dovrò andare a dire la sfida di stasera ai ragazzi. E non so bene come farò, ma ci proveremo. Giulia è andata di là nella spa e adesso stiamo aspettando. Scomparisci. Ha pubblicato una storia, quindi vediamolo insieme. Mi sembra impanicata comunque. Non può parlare. Non può parlare. Quindi adesso dobbiamo stare zitto. Finalmente l'unico posto della casa dove possiamo parlare. Veramente complicato, vi giuro. Non sai come esprimerti e come comunicare verso le altre persone. Cosa?
Cosa ci fa fare Daphne? È assurdo. La cosa che ha aiutato è che ci conosciamo tutti, quindi fossero state le persone che non conoscevo, sarebbe stato veramente difficile. Poi vedi proprio quanta complicità hai con l'altra persona. Ti diventi telepatico in pratica. Organizzare e mettere d'accordo tutta la squadra senza parlare è stato molto complicato. Ci siamo messi d'accordo scrivendo su un foglio, facendo dei segni noi con le mani, cose strane. Se non mi capiscono, farò in modo di farmi capire. La squadra pecora zebrate ha già vinto. Pagliacci. Il Babbo Natale non esiste. È comico, silenzioso, tutto espressioni fighissimo. Abbiamo una complicità fortissima. Ci basta guardarci per capirci. L'assaggio è stato divertente perché hanno fatto tutti espressioni diverse. Dentro la cabina si può parlare appena... Cioè è una cosa fighissima. Il non poter parlare acquisisci altre capacità nel linguaggio, no? E quindi inizi a gesticolare, a usare l'espressione facciale, quindi... Finalmente Regan Daphne ci ha dato il potere di parlare. Però il vero problema non siamo noi che possiamo parlare, ma sono loro che non possono. E adesso gli facciamo vedere un po' cosa è successo. Devono tentare di fare il meno rumore possibile. Pure, però non potete parlare. Vabbè, Tommy, eh? Mamma mia, Frank. 3, 2. Oh, però comunque. Però è carino. Oh. Simo, sei pronto? È prontissimo. Da che parte preferisci? Da qua? Da qua? Oh. Da questa. Dai, facciamo da questa.
per ora zero rumore. Io direi di partire dal punto dove ha più pelo. 2, 1. Dimmi. Ah, quanto sei peloso. Sì. No. Più veloce, più indolore. Metà. Non l'ho fatto bene. Mi sei incontrato. Puoi pure osservarlo. Vuoi la conta? 3, 2. Ah, no, no, no. Graduato o veloce? Veloce. Oh, facciamo un graduato. 1, 2, 3. No, no, fermo, fermo. Non devi parlare, non puoi parlare. Non puoi parlare. No, aspetta. Torna indietro. No. Bravo. No. Vedi che mi capisci. Fra, non si colla bene. Grazie Simone, uno tosto. Altro che io. No, per Tommaso. Siamo alla fine anche di questo video. Mi sono rimediato dei buchi sulle gambe, però vabbè. Guardate che roba. È stato veramente figo. Siamo riusciti a parlarci senza parlare. A parte non c'ha senso parlarci senza parlare. Abbiamo riso di più stando zitti che quando parliamo. Sì, questa esperienza per me è stata un sacco divertente, perché come sapete io sono una parlona clamorosa. Esageri i movimenti, esageri tutto, ma crei un sacco di sintonia, no? Ed è stato bello ascoltare osservando, fare più attenzione ai dettagli, al modo di gesticolare delle persone. Daphne ci fa capire tante cose con piccole cose. Capisci la difficoltà di far esprimere le proprie emozioni usando solo le espressioni facciali o gesticolando? Ringrazio The Faust perché comunque mi fa provare cose che di mio non avrei mai provato. Il linguaggio tra due persone è basato 93% sul linguaggio corporeo, espressioni facciali, piuttosto che il linguaggio verbale. Quando abbiamo terminato il gioco non mi veniva da parlare, mi veniva da gesticolare. Diamo per scontato la parola. Belli Kiki, un bacione, al prossimo sabato. Polpetta!